Stiamo facendo una raccolta di super genuani. Abbiamo visto Pandev, abbiamo parlato con Scusi e qui c'è Stefano Eragno. Intanto la tua emozione, ma non è la prima volta che ritorni qui, però deve essere sempre un'emozione tornare su questo campo. Ma devo dire che fa sempre un certo effetto, anche perché sono anni ormai che non calco questo terreno e devo dire anche che il Genoa in cui ho fatto parte, penso che sia stato uno dei Genoa più forti. E peccato che con qualche innesto importante si poteva anche ambire a qualcosa di più, però devo dire che è stato un bel percorso. Abbiamo chiesto a Beppe, abbiamo chiesto a Maurizio, in questo Genoa può, diciamo, provare a del vostro Genoa, che ascoltavamo anche loro, che ne ho promossi quando 2 anni sono andati in Europa, vedi un futuro di quel tipo per questo Genoa? Ma io ho visto un grande Genoa, anche perché se andiamo a vedere il campionato, cioè il percorso che sta facendo sino ad oggi, non è stato molto fortunato nel sorteggio perché ha incontrato tutte le squadre più forti nelle prime partite, perciò non era semplice uscirne così a testa alta da questo percorso. Sfortuna vuole che domenica scorsa c'è stato quello che abbiamo visto tutti e che non avrebbe certamente meritato di perdere contro il Milan. E adesso l'ultimo scoglio di questo tour è l'Atalanta. Perciò se sono convinto che è una squadra che può giocarsela con chiunque, visto che Gerardino la sta mettendo in campo benissimo. In più mancano comunque i giocatori esperti nelle ultime partite, c'è Strootman, mancava lo stesso Retegui che ha avuto questo problema a Udine. Perciò è una squadra che comunque anche coloro che stanno giocando meno stanno lavorando bene perché solo in settimana si può ottenere il massimo. Se non hai un gruppo affiattato, penso che non riusciresti mai a mettere in difficoltà queste grandi potenze. Un padre del calcio italiano come Stefano Eragno, non posso chiedere un commento anche sul campionato più in generale. Che idea ti sei fatto in queste prime 8 giornate? Ma guarda, io sin dalle prime battute ho dato vincente Milan o Inter, anche perché sono le due squadre che forse esprimono il gioco migliore, hanno forse l'Inter su tutta la rosa un po' più completa di tutte, però devo dire che il Milan quando gioca ha sempre questa capacità di possesso palla, di fare sempre la partita e questo a me piace, non che l'Inter non lo faccia, però molte volte perde dei colpi di concentrazione che sono fatali, come ha fatto poi l'anno che ha perso lo scudetto quando lo vinse il Milan. Perciò devo dire che in più poi ha perso i grandi giocatori. L'Inter ha dato via 4-5 fuori classe che non sono semplici da rimpiazzare. Poi è normale nel calcio, è importante non farsi male, perciò in un percorso del genere. La fortuna di una società è quella che i punti cardini non si devono fare mai male. Da una parte Lautaro dal Milan, penso Leao, che sono quei giocatori che fanno poi sempre la differenza. Abbiamo la Nord alle spalle, però i tifosi del Genoa ricordano soprattutto il tuo gol sulla Sud. Sembra ieri, ma sono passati 30 anni ormai. Ma poi era anche l'annata giusta dove Genoa Sportiva era secondo me aveva due squadre troppo forti, perciò ce la potevamo giocare con chiunque. È toccato alla Samp, perché forse il suo percorso è sempre stato, visto che aveva un presidente che spendeva molto e voleva comunque una squadra ai vertici, e alla lunga poi ce l'ha fatta, però quell'anno lì devo dire siamo stati forse l'unica squadra a batterli, e soprattutto nel derby, quando ricordo molto bene, è stato il mio primo gol in Serie A da capitano contro la Sampdoria, vincendo la partita. Perciò devo dire che è stata poi la partita che ci ha dato là al nostro cammino, che poi ci portò ad arrivare quarti. E adesso lavori con i giovani. Adesso sì, vabbè, a parte che faccio l'allenatore professionista, l'anno scorso ho fatto
San Giuliano City, la primavera del San Giuliano City, poi è retrocessa la prima squadra e hanno cancellato la primavera. Adesso continuo a fare la mia academy, che insegno tecnica ai ragazzi. Ti fai vedere i tuoi gol, cioè i gol Ma e l'equazione. guarda, devo dire che loro ti conoscono, perciò hanno l'opportunità di andare a vedere tutto, ormai con i social. Però cerco solo di fare il mio mestiere, che è quello di insegnare a loro il calcio, che ce ne sono purtroppo più pochi che insegnano la tecnica di base, che poi penso, dal nome stesso, tecnica di base, sono le basi per poter crescere i grandi giocatori. Purtroppo questo non è da tutti, perché bisogna saperlo fare, e purtroppo molti la lasciano da parte, che penso che sia invece il quid in più che può avere il giovane per diventare un qualcosa.